Salve veri temerari, io sono Caverna di Platone in piena rivalutazione e questa è la recensione dell'episodio 72 dell'Attacco dei Giganti, i figli della foresta. L'inizio dell'episodio profuma di manti erbosi, di vita campestre. Siamo nella terra natia di Connie, il villaggio di Ragako. Zeke spiega a Levi come è avvenuto il piano per trasformare i cittadini di Paradis in giganti senza che nessuno se ne accorgesse. Attraverso un'arma chiamata Gas, che contiene il suo fluido spinale, è stato possibile infettare gli abitanti del villaggio. I mostri che spuntano dalla nebbia fanno tornare quelle vibes dal film The Mist, che solo l'inizio di questa serie nel 2012 ci ha saputo dare. La scena dei flashback è diversa da quanto apparso nel manga. Ve l'ho fatto vedere già settimana scorsa, ma è obbligatorio mostrarvelo di nuovo. Anche stavolta ogni riferimento grafico a Game of Thrones è sparito dalla serie, come nell'episodio 62 durante la corsa di Annie. Credo che per una questione di diritti stiano evitando come la peste ogni collegamento. Un lavoro molto difficile da realizzare, visto che le influenze del Trono di Spade sono molto forti nel lavoro di Isayama. D'altronde questa puntata si chiama appunto I figli della foresta, come una razza antica del mondo di Goth. Levi sostiene che Zeke non abbia alcun rimpianto e che per questo lo terrà sempre d'occhio, anche se al momento devono collaborare pur avendo poco tempo a disposizione. Zeke dice al caporal maggiore che il suo comportamento non lo renderà popolare tra le donne e Levi, spostando lo sguardo in basso, sottolinea che invece faceva battere diversi cuori. E a noi spettatori il cuore si stringe ripensando alla dichiarazione di matrimonio indiretta da parte di Petra affidata a suo padre, che Levi ha dovuto ascoltare quando la ragazza era già morta. Tornando a ciò che accade in città, la famiglia Blaus al completo è arrivata al ristorante di Niccolò, con al seguito i timorosi Gabi e Falco, che vogliono stabilire un contatto con l'ex soldato marleiano. Tra una chiacchiera e l'altra, Kaya rivela un fatto importante. Ritiene che sua sorella Sasha e il cuoco del ristorante fossero innamorati. Falco trasale e ha un brutto, bruttissimo presentimento. Ottimo il cambio di scena che avviene all'esterno del personaggio, fisso in un'inquadratura stretta, perso tra i suoi pensieri, molto cinematografico. Nel frattempo l'armata ricognitiva arriva al ristorante e vuole parlare con Niccolò sui fatti che riguardano i prigionieri marleiani e Yelena. Vengono fatti accomodare in un'altra sala e Jean prende una delle bottiglie di vino pregiate perché vorrebbe berne una, ma il cuoco gliela strappa da mano strepitando che quel vino è troppo buono per la sporca razza eldiana. Il pranzo per la famiglia Blaus è ottimo, ma per avere una scusa a incontrare Niccolò, Falco finge di avere un mal di pancia e Gabi deve assolutamente seguirlo per assicurarsi che vada bene di corpo. Kaya in silenzio gli augura buona fortuna. Ecco, questo è il classico umorismo corrotto di Isayama, ma queste scene ricordano che i protagonisti sono pur sempre bambini ed è davvero comico. Incontrato Niccolò, Gabi comincia a vantarsi di aver ucciso Sasha, e per quanto Falco cerchi di fermarla, non c'è verso che riesca a star zitta. Niccolò, che ha già fatto 2 più 2 sull'identità dei bambini, prende una bottiglia di vino e fa per colpire la piccola assassina. Falco ovviamente si pone davanti a lei per proteggerla e si becca la bottigliata in testa. Siamo già a 2 salvataggi, Gabi. Quando contraccambiamo? Il vino avvelenato scende lungo la fronte, solca la guancia ed entra nella bocca di Falco. Niccolò poi spegne Gabi dandole un cazzotto fortissimo in faccia. La scena è leggermente censurata rispetto a quella originale del manga. Ci stiamo finalmente avvicinando alla conclusione della questione Sasha. La morte della ragazza patata ha segnato in modo trasversale tutti i personaggi della serie e gli effetti non finiscono di stupirci. Il cuoco entra in sala con in braccio i 2 bambini, desideroso di ucciderli. Rivela l'identità di Gabi, l'assassina di Sasha davanti a tutti, e chiede al signor Blaus se vuole partecipare al massacro per vendicarsi della figlia. Differenza sostanziale fra la presa del coltello da parte di Niccolò nell'anime e nel manga. Nella serie non cambia mai impugnatura rivolgendo la lama agli altri. Nel manga invece porge il coltello al signor Blaus dalla parte del manico, come si confà un vero cuoco, reggendolo dal piatto della lama. Il signor Blaus accetta il coltello e si avvicina a Gabi. Il modo in cui la candidata guerriera di Marley segue con gli occhi il movimento del boia è davvero terrificante. Siamo paralizzati insieme a lei col fiato sospeso. Quando sembra che stia per calare la lama della morte, il signor Blaus, letteralmente dal nulla, comincia un monologo shakespeariano sul senso della vita. Sasha era una cacciatrice. Quando era piccola le ho insegnato a tirare con l'arco. E abbiamo cacciato e mangiato gli animali selvatici del bosco. Era così che vivevamo.
Tuttavia sapevamo che non avremmo potuto continuare a vivere in quel modo, e quindi l'ho lasciata uscire dalla foresta. Successivamente, dopo essersi aperta al mondo, Sasha è diventata un soldato, ha invaso altri luoghi, ha sparato ad altre persone che hanno fatto la stessa cosa con lei. Alla fine ho capito che il mondo non è altro che una gigantesca foresta dove si lotta per sopravvivere. Sasha è stata uccisa perché vagava in questa foresta. Dobbiamo fare in modo che almeno i bambini possano uscire da questo posto, oppure anche loro saranno costretti a vagarvi. Ecco perché portare sulle spalle gli errori del passato e l'odio è responsabilità degli adulti. La rabbia di Nicolò è scemata e lascia andare Falco e Gabi, mentre Blaus chiede alla ragazzina, ancora incredula, come si sente. E adesso noi, come ci sentiamo di fronte alle parole di un uomo che ha perso la figlia e ha deciso di perdonare? Il senso di tutto quel discorso è che per interrompere il ciclo di violenza devi lasciare la foresta. L'analogia è giusta. La foresta è il luogo in cui vivi, la società, piccola o grande che sia. Se la foresta è un posto pericoloso in cui trovarsi, la soluzione è lasciarla. La domanda da 1 milione di euro è questa. Come traduci quell'analogia in un obiettivo perseguibile? Se il mondo intero è una foresta, come fai a lasciarlo? La risposta è semplice. Non lo lasci, lo cambi. Se non puoi lasciare la foresta, devi renderla vivibile. E il signor Blaus lo dimostra perdonando Gabi. Il mondo è in parte una foresta perché non tutti sono capaci di perdonare. La virtù della misericordia mostra come possiamo rendere la foresta, il mondo, un posto migliore in cui vivere. Ma anche di fronte a questo momento dolce, ci sarà sempre chi non possiede la capacità di empatizzare con l'assassino, o che semplicemente si rifiuta di farlo, come Kaya, che parte all'attacco di Gabi con un coltello. Fermata in tempo da Mikasa, viene presa dai genitori adottivi e in un attacco isterico urla contro Gabi, che è una bugiarda, un'assassina, e tutta la famiglia inizia a piangere. Forse, anzi spero, l'ultimo pianto per Sasha, perché questa cosa sta diventando straziante. Che dire, questa scena è magistrale. Le interpretazioni degli attori di Niccolò e del signor Blaus sono semplicemente perfette. Un tale trasporto nelle parole che mi ha terrorizzato e fatto riflettere di nuovo sul senso di questo mondo in cui viviamo. La rabbia di Nicolò, che alza la voce e quasi la strappa, contrapposta alle parole calme e biascicate del signor Blaus, che trattiene il dolore per dare il giusto consiglio. E dopo l'analogia della foresta, è necessario tornare fisicamente nella foresta degli alberi giganti, dove Levi tiene d'occhio Zeke. Sono arrivate le informazioni che riguardano gli jägeristi, la fuga di Eren e la decisione di Pixis di far mangiare Eren a qualcun altro. Dopo tutto quello che hanno dovuto passare, dopo tutte le squadre speciali smembrate letteralmente, Levi riflette sul da farsi. Ha sempre salvato Eren perché riteneva che lui fosse l'ultima speranza del genere umano e ora dovrebbe lasciare che qualcun altro lo mangi. Per quanto sia in disaccordo con le scelte del giovane Jaeger, c'è chi merita di venir mangiato molto prima di Eren. La scena di Levi, che rimembra tutte le volte in cui ha dovuto salvare Eren, è oro! I ricordi vengono proiettati sugli alberi della foresta, come se la memoria delle piante conservasse la storia dell'attacco dei giganti, restando in tema col titolo. Questa è un'intuizione grafica pazzesca! Al ristorante le cose sembrano essersi placate, ma Niccolò chiede ad Angie e agli altri di sciacquare la bocca di Falco perché ha inavvertitamente ingerito il vino, in cui forse c'è il liquido spinale di Zeke. Mikasa e Armin portano Gabi in un'altra stanza. Finalmente scopriamo cos'era il veleno contenuto nel vino su cui c'era grande attenzione nelle puntate precedenti. Scopriamo due cose. Niccolò prima ha fatto finta di odiare gli Eldiani per proteggere i suoi nuovi amici dall'ingerire il veleno. E ora è chiaro come il sole che l'affermazione di Zeke sul gas era fasulla. Itsuari Mono. Bugiardo. Nel frattempo arriva anche Flock al ristorante di Niccolò per arrestare l'armata ricognitiva. Quando Hanji gli fa notare che tutte le alte cariche dell'esercito hanno bevuto il vino col fluido spinale, Flock diventa letteralmente il Joker della DC Comics, chiedendole di fare silenzio. D'altronde, sono o non sono in un ristorante di prima classe? Ma quanti piani e contropiani ci sono tra le fila dei nemici dell'armata ricognitiva? E per aggiungere un bel peso da 90, ecco arrivare tutto carino, tutto caruccio, Eren,
che si siede al tavolo con gli altri perché deve fare quattro chiacchiere con i suoi amici. Nella preview del prossimo episodio, Flock dà un cazzotto in petto a Shadis e Eren, Mikasa e Armin stanno ancora chiacchierando. Che puntata, ragazzi, davvero fenomenale. Voi cosa ne pensate? Lasciatemi un commento qua sotto perché sono curioso di conoscere le vostre impressioni. Ovviamente ricordatevi di condividere il video, sapete perché? Perché questo aiuterà moltissimo il canale a crescere. E naturalmente iscrivetevi al canale perché non si sa mai, magari vi interessano pure gli altri contenuti che faccio oltre all'attacco dei giganti. Con questo è tutto, ci vediamo la settimana prossima e... che bello, l'attacco dei giganti.